L'evento di oggi, in coincidenza con diversi anniversari, 800 anni dal presepe di San Francesco, 100 anni dalla morte di Don Milani e 10 anni di pontificato di Papa Francesco, accomunano questi tre personaggi un filo rosso che con il sindacato abbiamo deciso di riflettere, commentare e analizzare. Il loro esempio e il loro insegnamento sono la forza che ci dà per affrontare le tematiche complesse del mondo del lavoro e non solo. Quindi il sindacato trae beneficio, forza e volontà di andare avanti in una e verso una società più equa, più giusta e che soprattutto tenga conto degli ultimi, come vuole la nostra storia di sindacato cattolico, di origine cattolica, è quello di non lasciare solo il lavoratore, sia fragile, sia che ha lavoro, ma soprattutto quelli che non hanno lavoro. Questa mattina abbiamo percorso un po' la storia di Don Milani e in particolare abbiamo visto come il suo intervento sia stato anche un intervento molto attento alle problematiche economiche. Il ruolo di sindacato è particolarmente stressato nelle sue considerazioni, lo ha dato sempre come esempio ai suoi ragazzi e quindi credo che sia una lettura e un messaggio estremamente importante anche oggi. Queste tre figure che oggi abbiamo ricordato in questo bellissimo convegno, Don Lorenzo Milani, San Francesco e Papa Francesco, anche in questo giorno particolarmente dedicato al Santo di Assisi, che ha vissuto qui anche momenti particolarmente importanti e preziosi, non solo per l'invenzione del primo presepe, della regola 800 anni fa, e ci spinge ad allargare gli sguardi. In fondo, stare nella vita, stare nel presente, avere questi occhi aperti sugli altri, non su se stessi. E Francesco, Don Lorenzo Milani, Papa Francesco, continuano ad essere per tutti quanti noi delle guide importanti, preziosi, perché vanno oltre se stessi, ci richiamano il dovere di un'attenzione che diventa, prima ancora che carità, un atto di giustizia, soprattutto nei riguardi dei più poveri, degli scartati. Io nel fare questo libro ho riflettuto molto. Ho riflettuto molto su argomenti di carattere religioso che non erano nel mio bagaglio culturale, perché non ero credente. Lo studio di Francesco d'Assisi, di Don Milani e poi degli scritti e di Papa Francesco e mi hanno portato a una riflessione sul piano spirituale. Mi sono posto delle domande: chi sono, che cosa posso fare, qual è la funzione dell'uomo nel mondo, eccetera. Bene, e questo mi ha avvicinato alla Chiesa. Oggi il sindacato è chiamato a fare questo, è chiamato alla scuola dei piccoli, dei poveri, non per un'affermazione di potere, né tantomeno per un'attività di mero assistenzialismo, ma per dare a tutti i poveri, a tutti i piccoli, i nostri lavoratori, le donne, i giovani disoccupati, gli anziani, quelle giuste opportunità per poter affermare la loro personalità. Personalità che significa appunto anima,
corpo e spirito e poter affermare di essere cittadini liberi, cittadini sovrani, come avrebbe detto Don Lorenzo Milani. Don Milani insegnava ai ragazzi la libertà e oggi lo diamo per scontato, così come diamo per scontate troppe cose. La libertà è un valore fondamentale che va difeso e oggi abbiamo fatto una riflessione comune proprio su questi temi.